Io sono il pane della vita, dice il Signore. Chi viene a me non avrà fame. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, congeli i nostri peccati. Io sono il pane della vita, dice Gesù. Siamo nel capitolo sesto di San Giovanni, il celebre discorso dove Gesù annuncia l'istituzione dell'Eucaristia, cioè il sacramento in cui Gesù rimane presente nella Chiesa in corpo, sangue, anima e divinità. È il focolare che voi avete visto entrando in questa Chiesa. Una volta era inconcepibile entrare nella casa di una persona e non vedere subito il focolare, era lì all'angolo di fronte. Adesso per un lungo tempo l'hanno fatto finto il focolare, adesso incominciano a rimettere in uso però o la stufa o altro già prefabbricato. Però il pensiero, il concetto è questo. In una casa ci deve essere un focolare, come in una famiglia ci deve essere un ordine, una regola di vita. Il padre, la madre, i figli, quindi fratelli, sorelle, tutti insieme costituiscono un'unità. Gesù ha fondato una famiglia e ha dato unità a questa famiglia e ha fatto una casa non con le pietre materiali Gesù, ma con i santi, con i giusti. Noi siamo l'edificio spirituale, tutti voi che siete qui dentro, credo pure me compreso. E perché questo? Perché
Una famiglia deve stare qualche volta insieme, no? Una volta si riusciva a stare insieme almeno a pranzo e a cena, un po' più difficile oggi. Ma insomma, bisogna stare insieme qualche volta, se no la famiglia perde la fisionomia, si perde il contatto reciproco e perfino la conoscenza e l'affetto. Si disamora la famiglia e non è buona famiglia quella. Perché allora Gesù ha avuto questa, ci ha dato questa dona, ha avuto questa idea? Ma dire che Gesù ha un'idea è sbagliato, perché Gesù ce l'ha sempre, le idee giuste dell'eternità. Bene, perché ha provveduto a lasciarci questo pane di vita? Perché noi abbiamo bisogno spesso di luce. Ci si fa notte, tra poco si fa notte, allora dagli accendere le luci. Noi accendiamo le luci pregando, l'anima si illumina. Ed ecco il pensiero di Sant'Ina che voglio lasciarvi oggi. Intanto la sua anima è eucaristica. Lei ogni giorno voleva Gesù sacramentato, anche quando stava male e quando aveva la febbre alta. Il cappellano subito voleva, ma sta così, si sente così male. Lei senza la comunione si sarebbe sentita peggio. Dice, dammi Gesù. E allora ecco la comunione. Poi la preghiera costante è una nota che lasciano tutte le persone che sono state in ospedale accanto a lei. Prima o poi arrivano a dire che questa ragazza pregava di continuo, con grande fede e con grande devozione. E andiamo all'ultimo periodo, quando ormai la sua salute andava proprio peggiorando molto, e allora di più desiderava di ricevere l'Eucaristia. La mattina l'aspettava con ansia, poi si raccoglieva per minuti e minuti, tutto il tempo che poteva, rimaneva concentrata nel ringraziamento alla comunione che aveva ricevuto. E in quel tratto della giornata di solito lei dava o dei consigli o anche pregava insieme a chi si raccomandava a lei, e accadevano dei segni straordinari. Più volte è accaduto proprio così. Dopo la sua comunione, la Madonna ha guarito quella persona, in quella famiglia è tornata la pace, quel giovane sbandato è ritornato a casa, perché molte persone andavano ormai da lei e confidavano queste tribolazioni della famiglia, e lei prometteva di pregare, qualche volta pregava insieme, ma soprattutto, ripeto, nel momento dell'Eucaristia, della comunione. Il suo cappellano, Don Michelin, dice: io posso affermare che ogni giorno Sant'Ina, ricevendo Gesù, si trasformava. Il suo viso non sembrava il viso di una malata, ma di una persona che parlava con gli angeli, che aveva comunione col Signore. E allora è l'attuazione di quel programma che credo voi devoti di Sant'Ina conoscete bene. Dio per fine, Gesù per modello, Maria per guida, l'angelo custode come aiuto, io sempre nella sofferenza. Sono i 5 punti del programma della sua santità. Ed è infatti così che è vissuta soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita. E il cappellano, pensate, si è preso una bella responsabilità, ma sapeva bene quello che diceva. Io vi garantisco che Sant'Ina è in cielo, vicino a Gesù che ha tanto amato. Affidatevi
nella preghiera a lei, chiedete al Signore le grazie per sua intercessione, perché il Signore non vi dirà di no. Io ho voluto parlare a voi di questo argomento nel mese di maggio, nel primo martedì di maggio, perché questo ravvicinamento dell'anima a Dio costituisce una base fondamentale per il cammino di santificazione. Infatti dicevo che il cappellano, non tanto vi consiglio di pregare per una grazia da santire, ma per imparare a farvi santi come lei si è santificata. Sono parole testuali. Allora, questo io dico a voi. In ogni mese, in ogni giorno, la comunione eucaristica trasformi la vostra anima. Ma in questo mese di maggio, ancora di più, aprite il cuore al cuore della Madonna. Mettete vicino il vostro al suo cuore di madre. Lei vi consolerà.